Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 19 gennaio e Santissimi Mario, Marta, Abaco e Audiface. Oggi si celebra la giornata nazionale del limoncello e la giornata mondiale dei popcorn. Il limoncello è un liquore italiano noto per il suo gusto fresco e vivace a base di limoni. Originariamente delle coste amalfitane e sorrentine, questa bevanda dolce e profumata ha guadagnato fama internazionale. La sua preparazione richiede pochi ingredienti, limoni, alcol puro, acqua e zucchero. Il limoncello è spesso servito ghiacciato come digestivo o utilizzato come ingrediente in cocktail e dessert. Il sapore fresco dei limoni lo rende una delizia estiva amata in tutto il mondo. Il popcorn è fatto di chicchi di mais che scaldati esplodono per l'espansione dell'umidità interna. Il mais originario dell'America centrale e i popcorn più antichi, risalenti a 1000 anni fa, sono stati trovati in Perù e nello Utah, Stati Uniti. Furono quindi gli abitanti del nuovo continente, indiani, Inca e Maya, a inventarlo. In Europa il mais resta sconosciuto fino alla scoperta dell'America, quando i primi esploratori avevano osservato che gli indiani usavano il popcorn sia come cibo, sia per spargerlo durante le cerimonie religiose e come decorazione nei capelli. Tra i nati di oggi ricordiamo Paolo Borsellino, 1940, Edgar Allan Poe, 1809, e il regista Steno, 1915. Tra gli scomparsi spicca Ettore Scola, 2016, tra i maestri del cinema italiano.